Allora, ragazze, mi sono appena ritirata. Sono soddisfatta perché quando io torno da fuori e trovo la casa pulita e sistemata, sono felice. Quindi a me piace così. Allora, andiamo a uscire il carico della lavatrice. Ragazze, guardate che ci vuole. Che odore, ci vuole una forza di volontà per quello che faccio io, perché io me ne vado in palestra al mattino, voi lo sapete ormai, subito dopo aver fatto le faccende a casa, le pulizie, e praticamente sapete che io a casa non mi risparmio mai. E che quindi io quando finisco di fare le faccende domestiche sono stanca. Quindi mi piacerebbe andarmi a stivacare sul divano, vedermi film, sapete, io adoro il cinema, vedermi le serie TV. E invece devo scendere, mi devo fare intanto quei 5 minuti di strada che vengono un po' in salita e mi fanno stancare, mi fanno arrivare in palestra stanca. Poi salgo sul tapirulan e mi faccio alcune volte un quarto d'ora, alcune volte 20 minuti di camminata veloce. Io non corro, lo sapete, non ce la farei proprio. Anzi, guardiamoci qua. Mi faccio appunto quei 15 minuti, 20 minuti di camminata sul tapirulan e poi faccio gli addominali, faccio gambe, faccio braccia, pesi. E vi devo dire che ci vuole una gran forza di volontà, ragazze, perché vi ripeto, sono stanca e anziché andarmi a riposare, mi vado a stancare ancora di più. Però, come dire, il movimento fa bene a tutte le età, tenere il cuore in allenamento fa bene allo spirito, alla mente, conosco tanta gente, mi piace, arrivo, saluto tutti, si scherza e quindi diciamo è un sacrificio che viene ripagato anche per l'umore e per tutto. Devo dire però che quando mi sono iscritta, non lo so perché, forse perché il mio fisico non era abituato a tutto questo movimento e diciamo al fatto che facevo anche la dieta. La prima volta quando mi sono iscritta, dopo forse 4 mesi, avevo perso già 7 kg. Quest'estate, poi ho interrotto, poi c'è stato il matrimonio di mia figlia, mi sono riscritta a novembre 2023 naturalmente, e diciamo nell'arco dell'estate, il matrimonio, subito dopo il matrimonio, non ci badavo, non facevo dieta, ho ripreso 3 kg. Ora mi sono iscritta a novembre, ma ancora questi 3 kg sono lì. Questi 3 kg che io ho ripreso ancora sono lì, anche perché vi devo dire la verità è che infatti l'altra volta ne parlavo anche con un'amica della palestra, che io per ora non sono no, non ce la faccio a fare la dieta. La dieta significa non mangiare pane e mangiare solo gallette di riso, non bere il vino, se esco non mangiare il dolce, non, se vado al ristorante non mangiarmi la pasta o prendermi un'insalata. Io queste cose non le so fare, ragazze, non ci riesco. E quindi devo dire che i 3 kg che ho ripreso sono sempre lì. Una nota positiva però, ragazze, c'è
il fatto che io sono molto tonica, ho le gambe dure, le braccia dure, diciamo non ho niente di flaccido, sono proprio ho tutto diciamo bello tonico, ecco, almeno questo diciamo è una cosa che mi fa piacere perché non ho carne molla, è tutto molto molto tonico. Però mi sta sembrando più difficile perdere questi 3 kg che ho ripreso, però naturalmente io so anche che ho mangiato, è inutile negarlo, e quindi se si mangia. Però ragazze, credetemi, io mangio quello giusto, non è che io mangio in maniera spropositata. Naturalmente è un insieme di cose, l'età, il metabolismo lento, la mia costituzione, il mio fisico, è quello che è. Ma comunque ragazze, io non mi lamento, perché l'importante è stare bene, io sto bene. E quindi figuriamoci se mi lamento di qualche chilo in più.